prima che inizi il video ringrazio gli abbonati del mese, ovvero GreaterCGB e DownTill14, e li ringrazio per essersi abbonati e se volete abbonatevi anche voi a partire da 1 euro al mese qui su YouTube o gratis con Amazon Prime su Twitch per ottenere vantaggi esclusivi. Vi lascio al video. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su GTA Online e siamo con Zacco. Spero di averlo Bella pronunciato ragazzi, bene. sì, l'hai pronunciato E bene. grazie, grazie. Siamo qui nella sala riunioni della mia azienda per ovviamente cercare di avere un piano su come guadagnare molti più soldi su GTA. Però ovviamente dobbiamo pure rilassarci in qualche modo. Noi grandi lavoratori, no, che siamo qui. Ora voi non lo sapete perché ve la taglio la parte, ma sarà qualche ora che saremo qui a parlare al riguardo. Comunque, oggi è uscito un nuovo veicolo su Souder San Andreas Super Autos, ovvero un Audi, la Obey E-Wagen, penso si pronunci. Prendiamola pure gialla come da foto. Allora, 1.720.000. Molto bella di estetica, molto belli cerchioni. Le prestazioni vedremo, insomma. Quindi acquistiamola. Mi scusi, posso fare un piccolo annuncio? Certo. Vi ricordo ragazzi di iscrivervi al canale e di non perdervi i prossimi video che usciranno sul canale di Emax. Giusto, e E come ogni giovedì, un nuovo veicolo. esatto, e siamo qui pronti per vedere se sarà meglio degli altri. Ah, c'è anche l'auto di Lamar qua. Lasciate un like per Lamar. Sì, che tra l'altro è bruttissima l'auto di Lamar, mi dispiace Lamar. Cioè, a differenza di Franklin, Lamar non ha fatto molta carriera se si ritrova con quest'auto qua. Vabbè, ecco qua, il tuo nuovo veicolo E-Wagen è disponibile nel tuo deposito. Devo dire che si presenta bene, l'estetica mi piace molto, già così di base, soprattutto davanti e anche dietro non è male. Andiamo subito a modificarla. Già non vedo gli interni che non mi piacciono perché non si addicono molto a un'auto del genere, comunque ne parleremo dopo, semmai. Neanche a me gli interni piacciono tanto, diciamo che l'esterno è carino, poi vediamo come viene modificato. Eh sì, vediamo un attimo. Così standard mi piacciono. Vediamo un po'. Questi non sono male, questi nemmeno. Allora, Io lascerei forse. classico, molto più bello. Oppure, sai cosa potremmo metterci? Questa tipo che ci sta anche. Sì, anche questa Mettiamoci questa, da non è niente. tuning. Dopodiché, porti posteriore. Allora, davanti non ci abbiamo messo niente, quindi facciamo semplice grigio oppure standard. Questo qua anzi è meglio. Sì, pure a me piace. Cofani. Allora, di cofani possiamo metterci. Io, ragazzi, c'è l'auto, non la vorrei rovinare troppo, insomma, quindi Quello, diciamo quello della tutta nera non mi piace tanto perché questo qua ci sta secondo te? rovina la Ah, bellezza no. della. Sì, di brutto ci sta. Sì, questo forse è il migliore. Livrea, vediamo un po'. Oh, mica Allora, male. sta livrea non è male. Poi questa non è la tipica auto da livrea, secondo me. Però, allora, io al massimo ci potrei mettere questa qua. Cioè, allora, in pratica, la logica di GTA è questa. Allora, auto normale del colore che la vuoi te. Scritta E-Wagen con una striscia e basta, 24.000 dollari. Cioè, non è brutta come scritta, per carità. Però, mettiamoci Vediamo. spoiler. Allora, vediamo un po'. Così è normale. Così è verniciato. Così è in carbonio. Così è colore 2. Mettiamo colore 2. Ruote. Allora, a me queste ruote piacciono, quindi le terrei così, sinceramente. Sì, no, meglio questi, lasciamoceli. Sì, meglio standard. Finestrini oscurati. Perfetto. Dopodiché, direi che l'auto è bella che pronta. Non c'è altro da modificare. Andiamo un po'. Allora, eccoci qua, raga. Siamo qui a provare questo veicolo. È elettrica. Eh sì, infatti non c'era le marmitte, giusto? Allora, devo dire che come estetica è davvero bella. L'unica cosa è che gli interni fanno schifo. Io vi faccio vedere, eh. Allora, guardate un attimo sti interni, no? Sono così.
Esco, entro in quest'auto aggiunta 7 anni fa. O 8. Aspetta. Oh, ma scusami, signore, sto guardando gli interni per un test scientifico. Ora, potrebbe per favore lasciarmelo? Grazie. Guardate, sono identici gli interni, fanno schifo uguale. Ah, guarda, per rifarmi pure salire, va. Quindi, cioè, veramente, mi delude un po' sta cosa. Cioè, perché in auto così belle, innovative, elettriche, che dovrebbero guardare al futuro? C'è anche nella descrizione, vuoi guardare al futuro? E poi mi metti gli interni del passato, cioè, dirò, l'interno in questa macchina che ora sto portando io sono molto più belli di quella che hai comprato tu, guarda. Puoi dare pure un'occhiata. Beh, già sono meglio quelli. C'è pure il portabicchieri, che quella macchina non c'ha, quindi è un punto bonus. Comunque, poi è bello il tettuccio panoramico, ovviamente, è dotato di tanti accessori. Allora, l'accelerazione devo dire che la prende bene. La velocità massima forse non è proprio tutto sto granché. Infatti io, raga, sto andando al massimo velocità e non mi sembra che sia così veloce. C'è un'auto, sì, elegante, ma abbastanza simile alle altre, insomma. Nulla di così. Quanto l'hai comprata? 1.720.000. Secondo te li valgono tutti questi soldi oppure no? No, anzi, se guardiamo quanto costa l'auto, questo modello di auto nella realtà costerà 20 volte meno, aspetta. Allora, a partire da 61.000 euro. Perfetto. Su GTA 1.500.000 in più. Va bene. Cioè, perché GTA non è che può fare... Allora, Los Santos è come nella vita reale. A sto punto fate pure i prezzi delle macchine come nella vita reale. No, se no ci perdono, ma sai, c'è l'inflazione. Comunque, davanti è davvero bella, mi piace molto. Vediamo se... Allora, ci sono le luci aggiuntive che ho aggiunto, che ovviamente non funzionano e sono solo estetica, ma fa niente. Che altro? Andiamo a vedere che velocità raggiunge. Di certo, almeno non inquiniamo, raga, con quest'auto. Dobbiamo rispettare sempre l'ambiente. Vediamo un po'. Allora, arriva. Beh, dai, in realtà poi la velocità la raggiunge intorno ai 125 miglia orari. Quali sono i tuoi dubbi? Male, cioè, e quali sono i tuoi dubbi? Un SUV va bene. No, ma in realtà perché... Cioè, essendo comunque elettrica, magari cioè, sembra che poi dopo si fermi dopo un certo punto e non vada così veloce, mentre in realtà almeno dal contachilometri dovrebbe andare come una normale super, una super media, possiamo dire. Quindi boh, non so sinceramente. Ve la consiglio se siete dei fan dell'Audi e vi piacciono molto queste auto. A me piacciono abbastanza e infatti l'ho comprata, ma l'avrei comprata in ogni caso anche se fosse stata un'auto a forma di panino del McDonald's, vabbè. Qualunque cosa aggiungevano la compravo, insomma. Vabbè, comunque, raga, spero che il video vi sia piaciuto. Ditemi cosa ne pensate di quest'auto, a me non dispiace, ma c'è di meglio, insomma. Però questo si sa e iscrivetevi, attivate le notifiche su tutte se volete restare aggiornati all'uscita dei prossimi video e... Detto ciò, al prossimo video, lasciate ciao.